Salve e benvenuto o benvenuta a questo corso di formazione, alla fine del quale imparerai a costruire molto rapidamente una presentazione, sia essa di studio o di lavoro, questo poco importa, ma a costruire rapidamente un sistema che ti dia la possibilità di presentare l'argomento che devi presentare o che comunque, se vuoi schematizzare un capitolo per studiare, ti dia la possibilità di farlo molto rapidamente. Smart Presentation Study and Work serve proprio a questo, a far sì che si possano abbattere i tempi di composizione di una presentazione PowerPoint. Faremo adesso subito un rapidissimo esempio di inserimento dati, anche per vedere un attimino come funziona questo sistema, e poi ovviamente tutto sarà oggetto di approfondimento delle varie sezioni del corso. Inserisco come materiale anche gli schemi di Leopardi e della Seconda Guerra Mondiale, anche per dare un'occasione di spunto di lavoro per andare a costruire uno schema per poi presentarlo o in sede di lavoro, che magari in sede di lavoro ovviamente non sarà Leopardi, ma sarà l'azienda, sarà il prodotto, sarà il servizio, oppure in sede scolastica per riassumere un capitolo e schematizzarlo di qualunque materia, di qualunque materia. Quindi andiamo subito a vedere come funziona. Smart Presentation funziona in maniera tale che una volta inseriti determinati contenuti, cioè i titoli dei capitoli e dei paragrafi, io questi titoli e dei capitoli e dei paragrafi me li ritrovo ovunque essi siano, cioè li inserisco solo una volta. E quindi ho già tutto lo schema fatto perché le slide sono già tutte collegate con dei link e quindi io devo andare solo a inserire i contenuti. I contenuti che poi inserirò della materia o della presentazione aziendale mi si riverseranno automaticamente nello slideshow del capitolo o del capitolo di studio dell'argomento della presentazione aziendale. Vediamolo rapidamente. Quindi, prima di tutto, inserisco i titoli del capitolo e dei paragrafi o dell'argomento e dei sottargomenti della presentazione aziendale. Quindi, io qui mi sono preparato un capitolo ipotetico, la Seconda Guerra Mondiale, per fronti. Quindi andiamo a vedere innanzitutto capitolo 1, andiamo a inserire il titolo del capitolo 1. Una volta inserito qui, come vedremo subito, ce lo ritroveremo ovunque. Quindi la Seconda Guerra Mondiale per fronti. Salviamo il titolo di questo capitolo. Poi entriamo a inserire i titoli dei paragrafi. Andiamo nel capitolo 1, inseriamone soltanto due. Il fronte orientale e il fronte occidentale, quindi paragrafo 1, il fronte orientale e il paragrafo 2, il fronte occidentale. Andiamo a vedere dove sono finiti questi titoli, quindi del capitolo e i titoli dei primi due paragrafi. Qui questo è l'argomento, questo è l'ambiente in cui si vanno a inserire i contenuti. Quindi apriamo il capitolo 1, vediamo innanzitutto che cosa è successo nel capitolo 1. Quindi nell'indice del capitolo 1, ora noi andremo a vedere che ci sarà subito il titolo del capitolo e i titoli dei due paragrafi che abbiamo appena inserito. Ovviamente questo lo facciamo una volta per tutti i titoli del paragrafo, così poi aggiorneremo soltanto una volta. Aggiornare significa semplicemente aprire, salvare e chiudere il file. Ecco, come vedete, 01, capitolo 1, la Seconda Guerra Mondiale per fronti, il fronte orientale e il fronte occidentale. Quindi noi l'abbiamo inserito dall'altra parte, già ce lo ritroviamo qui. Ma non ce lo ritroviamo solo qui, ce lo ritroviamo già anche nei due paragrafi, come vedremo. Paragrafo 1, che quindi era il fronte orientale, qui troveremo il titolo del paragrafo, il titolo del capitolo, il fronte orientale, la Seconda Guerra Mondiale per fronti. Quindi qui salviamo, chiudiamo, paragrafo 2. La Seconda Guerra Mondiale, il fronte occidentale, quindi il titolo del paragrafo 2. Ce lo ritroveremo ovviamente anche negli indici. Quindi se noi andiamo a aprire l'indice dei capitoli, troveremo che al capitolo 1 sarà stato inserito automaticamente, quindi avendolo inserito solo quella volta, il titolo La Seconda Guerra Mondiale per fronti. Eccolo qua. Salviamo e chiudiamo. E ovviamente da qui raggiungeremo l'indice di quel capitolo.
Poi abbiamo l'indice degli schemi, dove quando andremo a ripassare l'argomento potremo navigare gli schemi di tutti i capitoli. Anche qui al capitolo 1 troveremo subito la seconda guerra mondiale per fronti. Ecco, faccio vedere che se poi andiamo allo schema del capitolo, qui troveremo subito lo schema del capitolo. Lo apro di qua che lo aggiorno. Indice degli slideshow, anche qui il titolo del capitolo ci sarà andato a finire anche qui nell'indice degli slideshow. Eccolo qua. A questo punto, ovviamente questo sarà una cosa che quando avremo inserito i nostri contenuti faremo soltanto una volta. Schemi dei capitoli. Anche qui troveremo il titolo del capitolo e dei due paragrafi che abbiamo inserito. Attendiamo un attimo che si apra, lo vediamo subito. Ovviamente deve aggiornare tutti i collegamenti, ma questa è una cosa molto rapida. Ecco, anche qui troviamo la seconda guerra mondiale per fronti, fronte orientale e fronte occidentale. Apriamo anche, mettiamo a schermo intero, ovviamente entrandoci dall'inizio a schermo intero, poi nessuna diapositiva si aprirà più in modalità struttura, se non andandola ad aprire dalla cartellina sua. Quindi il fronte orientale, noi stiamo ripassando, vogliamo rivedere un attimo tutto quello che abbiamo scritto sul fronte orientale, ci andiamo direttamente da lì. Il fronte occidentale, idem. Quindi qui chiudiamo e di questo capitolo ci rimane da aggiornare solo lo slideshow. Quindi andiamo negli slideshow, capitolo 1. Quindi lo slideshow ci andranno a finire tutti i contenuti che poi avremo inserito, anche quelli di dettaglio, nelle varie diapositive. Ecco che la presentazione è già fatta, ovviamente andando a inserire capitolo, paragrafo per paragrafo, qualche punto su quell'argomento, qualche punto, qualche keyword che ci dia la possibilità di ricordarci della materia. Ecco, quindi questo quando si aprirà da di là o lanciando la presentazione da qui. Qui c'è questa prima slide di presentazione, vedete che il titolo del capitolo è andato a finire anche qui, e poi ora ogni 2 minuti ci dà una diapositiva, poi che ovviamente si può scorrere con invio, oppure voi potete mettere un tempo diverso aprendo la diapositiva in struttura. Ecco anche qui che ci sono venute le due diapositive del paragrafo 1 e del paragrafo 2, il fronte orientale e il fronte occidentale. Ecco cosa è successo avendo inserito solo una volta il titolo del capitolo e il titolo del paragrafo e i titoli dei paragrafi. Quindi, come ho detto prima, vi volevo far vedere queste due risorse sulla seconda guerra mondiale e sui leopardi. Queste sono risorse che io ho elaborato in maniera un po' più strutturata, perché ovviamente poi dopo le caselline all'interno della diapositiva si possono spostare, riempire e metterci tutte quelle che volete. L'importante è che si mantenga quella struttura, e quella si mantiene non toccando nessun link, che io navigo molto rapidamente perché già l'impalcatura è già tutta fatta. È come se un palazzo fosse già tutto costruito, con tutte le porte, i corridoi, le scale, gli ascensori funzionanti. Io devo solo andare a mettere le mattonelle, a imbiancare e a fare altri lavori di abbellimento e di utilità, ma la struttura già esiste. Ecco, questa sarà a vostra disposizione. Questa è una diapositiva PowerPoint, qui ce n'è soltanto una, ma usandola con internet, collegati ad internet, ci si collega al mio sito, dove ci sono tutte le altre diapositive di dettaglio. Per esempio, se io volessi vedere quello che è successo nella seconda guerra mondiale nel 1942, ecco che si apre la schermata della seconda guerra mondiale nel 1942. Eccolo qua. Poi da qualsiasi diapositiva si può navigare. La seconda guerra mondiale si apre anni per fronti. Quindi ora qui sto studiando il 1942, dove ovviamente ci sono tutti gli avvenimenti principali del 1942 su tutti i fronti, ma se io volessi vedere un attimo solo il fronte occidentale, ecco che apro il fronte occidentale e mi si aprono gli avvenimenti dal 1939 al 1945 solo sul fronte occidentale.
Quindi questo per quanto della seconda guerra mondiale ci sono 11 diapositive, quindi tutti gli anni e tutti i fronti. Chiudiamo la seconda guerra mondiale, vediamo rapidamente Leopardi, per il quale ci sono 21 diapositive, che riguardano ovviamente il pensiero filosofico, il pensiero letterario, i periodi della sua vita, i soggiorni. Anche qui, come per la seconda guerra mondiale, dove compare la mano vuol dire che si può cliccare. Quindi qui per esempio si può cliccare, io sto rispolverando tutto l'argomento Leopardi, voglio andare a vedere solo il pessimismo storico, il pensiero filosofico nel periodo del pessimismo storico. E vedete che è costruito in modo tale da far sì che quando io mi studio il pessimismo storico, vedo sì tutto quello che è successo nel momento in cui Leopardi aveva questi convincimenti filosofici, ma vedo anche tutte le opere che in quel periodo ha composto e parallelamente anche il pensiero letterario, che poi posso andare ad approfondire ovviamente cliccando nelle caselline dove compare la mano e dove si può cliccare. E io spero che il materiale di questo corso vi sia piaciuto. Sicuramente questi due schemi della seconda guerra mondiale di Leopardi saranno utili a chi fa la maturità, ma magari anche a chi fa l'università, e quindi io vi invito ad acquistare questo corso per far sì che poi facendolo molto rapidamente siate in grado di fare una presentazione senza perdere più di tanto tempo né per quanto riguarda lo studio né un domani o d'oggi per chi già lavora per quanto riguarda il lavoro. Grazie dell'attenzione e vi aspetto al corso.